scambia una lampadina e muore folgorato. Tragedia ieri sera a Portogruaro. Una turista austriaca di 72 anni è morta a Grado. Stava nuotando in compagnia del marito quando si è sentita male e ha perso i sensi. Ruba l'attrezzatura del DJ al termine di una serata e rientra in campeggio, denunciato un turista tedesco di 20 anni. Si diverte a rompere gli specchietti, un uomo arrestato dai carabinieri in diretta a Udine. Economia, l'export veneto continua a correre nei primi tre mesi del 2018, più 4% rispetto all'anno prima. Ritrovati dunque con questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Grazie ancora una volta, gentili telespettatori, per aver scelto la nostra emittente televisiva. I principali titoli li avete sentiti. Purtroppo vi daremo conto di un altro decesso oltre a quello che è avvenuto a Grado, si è verificato nel pomeriggio a Jesolo. Si tratta di un 26enne che purtroppo non sapeva nuotare, si è spinto al largo e purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante fosse aggrappato ad un pedalò. Ma vi parleremo anche del maltempo, vi parleremo poi anche delle condizioni del traffico. È stata una giornata molto pesante, ma soprattutto sui tratti autostradali di competenza di Autovie Venete, ma parleremo anche di export, parleremo della proposta poi insomma bocciata dell'Italia di uscire dall'euro e anche appunto dalla comunità europea. Lo faremo anche assieme agli ospiti, parleremo di viabilità, di Pontebbana, quello che succede e succederà da vicino per quanto riguarda Cordenone. Insomma, state veramente sintonizzati perché ce ne saranno delle belle. Intanto andiamo a vedere la domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente. Governo Lega Movimento 5 Stelle ai raggi X, l'ex ministro ormai Gelmini, finora solo chiacchiere. Siete d'accordo? Sì, il 29% di voi, no, invece il restante 71%. Quindi insomma, secondo la stragrande maggioranza di voi, questo governo a trazione Lega e Movimento 5 Stelle sta lavorando oltre le chiacchiere. E vi dicevo proprio che si è discusso, ma è stato anche uno dei temi che ha tenuto banco durante tutta la campagna elettorale prima del voto per quanto riguarda il cambio del governo. Si è parlato insomma della probabile uscita dall'euro, dalla comunità europea, e adesso insomma sono arrivati i primi risultati, risultati che danno ragione a una parte, che frenano un po' gli entusiasmi dall'altra. Allora leggiamo la domanda: il ministro frena, l'Italia non uscirà né dall'euro né dall'Unione Europea. Siete d'accordo? Nessuna Italexit, vi ricordate la Brexit? Ecco, Italexit. L'Italia, come assicura il ministro per i rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, non uscirà dall'Unione Europea e tantomeno dall'euro. Insomma, almeno per il bel paese, cioè l'Italia, l'unione monetaria è salva. Il deputato del Movimento 5 Stelle, in occasione dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali in corso presso Montecitorio, ha smentito ogni eventualità circa la possibilità di vedere il nostro Stato seguire l'esempio della Brexit della scissionista Gran Bretagna, ormai prossima a salutare definitivamente la bandiera a 12 stelle sul fondo blu. Quindi la notizia è arrivata oggi, stop quindi alla proposta di uscire dall'euro e dall'Unione Europea. Siete d'accordo? Volevate forse un cambio di marcia, a seguire insomma l'esempio della Gran Bretagna? O insomma la pensate come appunto il ministro Fraccaro? SMS e WhatsApp, vedete il numero in sovraimpressione, 393 93 24 336, la nostra email, la nostra pagina ovviamente web, telepordenone.tv con la diretta streaming, e anche i nostri canali social, Facebook ed Instagram. Apriamo dunque il telegiornale. Sconcerto e tragedia a Portogruaro, cambia una lampadina e muore folgorato. Il primo servizio è di Alessio Conforti. Tragedia ieri sera a Portogruaro. Attorno alle 19 un uomo di 71 anni, Giancarlo Botteon, originario di San Fior nel Trevigiano ma residente nel rione di San Nicolò, sposato e padre di due figlie, è deceduto mentre stava eseguendo alcuni lavori domestici. Secondo quanto ricostruito, pare che il 71enne sia stato raggiunto da una scarica elettrica mentre stava cambiando una lampadina, cadendo a terra e battendo poi il capo. Inutile l'intervento del SUEM 118.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porto Gruaro. Sull'incidente ha aperto un fascicolo la procura di Pordenone. Era il sacrestano della chiesa che dista pochi metri dalla sua abitazione. Prestava servizio come volontario all'asilo parrocchiale. Prima della pensione aveva lavorato nel campo dell'edilizia. I funerali di Giancarlo Botteon sono stati fissati per giovedì 26 luglio alle 15:30 nella chiesa di San Nicolò a Porto Gruaro. Tragedia nel pomeriggio a Jesolo, un giovane di soli 26 anni, Daniel Patris, di origini romene, residente nel Veronese, deceduto per annegamento sulla spiaggia antistante a Piazza Marconi. Pare che il ragazzo, assieme alla fidanzata, avesse noleggiato un pedalò e una volta giunto al largo si è sceso in acqua, pur non sapendo nuotare. Qualcosa purtroppo è andato storto. Sul posto i bagnini della Jesolo Mare, che hanno portato il 26enne a riva, provando invano le manovre di rianimazione. Decesso per annegamento questa mattina a Grado, a farne le spese una turista di 72 anni. Tragedia questa mattina a Grado, dove una turista tedesca di 71 anni in vacanza con il marito sull'Isola d'Oro è annegata a pochi metri dal bagnasciuga. È stato il marito stesso a chiamare il soccorso appena visto la donna in difficoltà. Un bagnino a riva sono iniziate le procedure di emergenza, purtroppo tutto inutile. Non si esclude un malore fatale. Nelle prossime ore il pubblico ministero di turno darà il via libera per procedere all'autopsia. Martedì difficile per il traffico, visto che si tratta della giornata in cui sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto arrivano in massa i mezzi pesanti partiti da Russia, Ucraina e Bielorussia. Anche oggi è stata una mattinata caratterizzata da code di mezzi pesanti. Fin dalle prime ore del mattino si sono verificate congestioni in alcuni punti della rete autostradale di Autovie Venete. In particolare la A4 è stata interessata da rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Porto Gruaro in direzione Venezia e fra la Tisana e San Giorgio in direzione Trieste. Le code si sono formate anche in entrata alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Venezia. Lungo la A23 i transiti si sono trasformati in una lunga colonna che avanzava lentamente. Un tamponamento fra un'autovettura e un camion accaduto in A4 verso le 9:30 fra San Giorgio e la Tisana in direzione Venezia, ha ulteriormente congestionato la viabilità causando code tra Villesse e la Tisana in direzione Venezia e rallentamenti per Curiosi a causa proprio di Curiosi tra la Tisana e San Giorgio nella direzione opposta. Autostrada A4 invece chiusa tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste a causa di un incidente che è avvenuto oggi pomeriggio alle 15:30. Il sinistro, che ha visto appunto due mezzi pesanti tamponarsi e un furgone, non c'è stato per fortuna alcun ferito, ha congestionato la viabilità nel tratto interessato. Sono ancora appunto in corso le manovre di recupero dei vari mezzi. E ci colleghiamo adesso con l'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, vedo già in preview Arturo Puccillo. Allora Arturo, illuminaci sulle condizioni meteo per i prossimi giorni. Buonasera a tutti. Giornate quelle di questo inizio settimana caratterizzate da una certa o maggiore stabilità atmosferica rispetto ai giorni precedenti, vi è solo qualche nuvolamento locale da nord a sud a ridosso dei rilievi sia Alpi Prealpi sia rilievi orientali della regione, il confine con la Slovenia, ma non vi sono fenomeni particolari. Anche la giornata di domani potrà avere qualche nuvolamento pomeridiano, forse qualche isolato rovescio o breve piovasco, insomma poco probabile. Sempre a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda le temperature vanno ancora su, nella giornata di domani raggiungeremo anche forse 35 gradi in pianura, quindi farà piuttosto caldo nel pomeriggio. Temperature mitigate dalla brezza sulla costa, ma ricordiamo che il mare è comunque intorno ai 27 gradi, quindi a temperature decisamente elevate anche rispetto alla media. Per quanto riguarda giovedì è previsto l'avvicinamento di una piccola depressione contenente aria fredda in quota dall'Europa centrale verso le Alpi orientali e determinerà per giovedì e forse anche per venerdì un aumento dell'instabilità con rovesci temporali locali in montagna, probabilmente si presenteranno anche su pianura e costa con un certo calo termico, le temperature quindi scenderanno verso i 30 gradi nei valori massimi in pianura, al di sotto di questa soglia per quanto riguarda la costa. Direi che è tutto, una buona serata.
Parlavamo giustamente di caos in autostrada, la famigerata A4 che ormai da diverso tempo sta causando molti problemi a causa proprio dei lavori per la realizzazione della terza corsia. Ma i problemi non mancano anche sulla nostra viabilità ordinaria, basta vedere appunto la Pontebana diverse volte congestionata dal traffico, ma basta un minimo incidente, un piccolo lavoro per mandare in crisi la viabilità. Si è parlato più volte di realizzare rotatori, il raddoppio sul ponte del Meduna, staremo a vedere anche la nuova giunta regionale come intenderà impegnarsi. Allora ci trasferiamo nella realtà di Cordenonce, io ho il piacere di avere vicino a me Mauro Baletti, lui è l'assessore proprio al comune di Cordenonce, ben ritrovato e benvenuto assessore, buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia. La buona notizia è che verrà finanziata la rotatoria proprio che da Cordenonce poi si mette sulla Pontebana proprio in direzione Pordenone. Che tempistiche ci saranno e soprattutto ci illustri un po' il progetto? Ma allora, innanzitutto finalmente riusciamo a fare quest'opera, un'opera non quanto grande in se stessa e anche economicamente, ma tanto desiderata perché risolve sicuramente i problemi della viabilità della parte sud, entrata sud di Cordenonce. Sicuramente risolve i problemi non da poco conto riferiti alla viabilità di tutta la zona industriale, perché i mezzi pesanti, auto articolati e quant'altro soffrono proprio di passaggi alquanto angusti in quanto non c'è una viabilità idonea. Senza pensare poi che da incontri precedentemente fatti con ANAS e Friuli Strade c'era stato abbastanza dato un ultimatum per quello che riguarda la chiusura di attuale di entrata da Via Pra verso la Statale 13. In breve comunque l'opera viene fatta in questo modo: c'è un allargamento di Via Pra nella intersezione con Via Musile, non facendo una rotonda come un primo progetto iniziale, ma un allargamento della sede stradale con un'ampia curva per permettere un'angolazione adeguata a tutti i mezzi pesanti. Questo cosa farà? Permetterà appunto un doppio senso di circolazione verso ambo i sensi tra via Pra e via Musile di tutti i mezzi e gli autoveicoli, ma bensì anche quindi un passaggio diretto tramite la rotonda di fronte alla SME di tutti i mezzi pesanti che arrivano dall'autostrada e entrano nella zona industriale e viceversa. Finalmente sì, finalmente sì, era tanto voluta e tanto desiderata, però purtroppo o per fortuna siamo riusciti a farla magari in ritardo, ma le forze economiche nelle amministrazioni sono sempre un po' un problema. Comunque riusciamo a farla. L'opera avrà un costo di 180.000 o 188.000 euro che saranno interamente sovvenzionati da parte della regione. Diciamo che con il cambio di regione c'è stato un cambio di marcia notevole e quindi ci ha dato un po' di respiro e come amministrazione siamo stati sempre attenti e pronti comunque ad sfruttare qualsiasi iniziativa di questo tipo. Anche perché, assessore, facendo un ragionamento proprio a ampio respiro e a largo spettro, con la precedente amministrazione voi eravate considerati tra i comuni dissidenti. Non eravate praticamente entrati nella riforma delle UTI, quindi esatto. Eravate stati penalizzati. Adesso con la giunta Fedriga avete avuto anche degli incontri con Roberti, con Pizzimenti, con insomma degli assessori di spicco, siete riusciti non soltanto ad evitare ulteriori penalizzazioni, ma soprattutto a riavere parte di quello del maltolto, praticamente di quello che vi era stato, diciamo così, tagliato, esattamente, tagliato. Esattamente, ma diciamo che siamo stati e siamo tuttora pronti comunque a sfruttare qualsiasi opportunità. Non è meno della scorsa settimana che ho avuto un incontro con l'assessore Pizzimenti in regione, assieme allo staff tecnico, che devo dire a mia sorpresa vogliono rispolverare quel progetto che era stato fatto a suo tempo in riferimento a tutta la manutenzione della strada statale 13, in riferimento in modo particolare dal ponte della Meduna fino a Udine. E a questo punto si sono aperti altri scenari dove per fortuna c'è spazio di manovra, nel senso che già da questa settimana ci saranno altri incontri locali mirati con i tecnici regionali e con i quali avremo modo di confrontarci con quelli comunali
sì la soluzione del doppio ponte di via della Ponte Bana della strada statale 13, ma se possibile altre soluzioni anche alternative come vogliono adottare nella provincia della Bassa Udinese. Quindi ben venga questa amministrazione regionale che sta dando opportunità e spunti per le amministrazioni, ma a sua volta anche per i cittadini. Speriamo che continuino su questa strada. Grazie Speriamo intanto all'assessore del Comune di Cordenone, Mauro Baletti. Grazie, ci vedremo mille, sicuramente grazie. Con lui in altre occasioni, ma perché insomma con lui è giusto anche parlare poi di varianti, di piani, di urbanistica, anche perché insomma sta facendo una piccola rivoluzione all'interno del municipio, lo andremo a conoscere nei prossimi giorni. Grazie ancora assessore grazie per essere stati in nostra mille. Compagnia. Novità in arrivo per Azzano Decimo e per il distretto sud della provincia di Pordenone. L'azienda sanitaria 5 infatti deciso di ampliare dal prossimo 1 agosto a 24 ore per tutti i giorni della settimana l'operatività dell'ambulanza. Considerando che il mezzo di soccorso servirà l'area più popolosa della provincia di Pordenone, il direttore generale dell'azienda 5 del Friuli Occidentale, Giorgio Simone, evidenzia che un'ulteriore azione per l'ottimizzazione dei servizi e che si inserisce nell'ambito del piano regionale per l'emergenza urgenza del Friuli Venezia Giulia. Nell'area dei comuni che fanno capo ad Azzano Decimo l'operatività del mezzo di soccorso è stata estesa proprio per investire nella sicurezza del territorio. E parliamo adesso di un tema molto scottante che riguarda il Friuli Venezia Giulia e non soltanto la nostra regione, la ferriera di Servola. È stata presentata una petizione al presidente Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, per dismettere il sito e per riconvertirlo. Agnese Nascimbeni. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha ricevuto una petizione sottoscritta da oltre 1200 cittadini, prima firmataria Alda Sancin, presidente dell'associazione No Smog, con la quale chiedono al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia di impegnare il presidente della regione affinché siano messe immediatamente in atto le procedure per la dismissione dell'area caldo della ferriera di Servola e per la sua riconversione in attività compatibili con il limitrofo tessuto urbano, densamente antropizzato. Presenti alla consegna, assieme al presidente, i consiglieri Danilo Slocar e Andrea Ussai. La raccolta di firme per presentare la petizione era iniziata lo scorso anno, ha ricordato Alda Sancin, insieme con una delegazione dei firmatari, illustrando la situazione, i grandi disagi per gli abitanti, le numerose iniziative messe in atto per evidenziare le conseguenze sanitarie, psicologiche, economiche, ambientali dell'attività di questa parte dello stabilimento. Il presidente del Consiglio ha assicurato la trasmissione della petizione alla competente commissione consiliare affinché possa approfondire ogni elemento sollevato ed ha sottolineato la personale attenzione alle tematiche ambientali e l'impegno dell'istituzione a essere sempre disponibile ad ascoltare con rispetto e interesse le istanze del territorio, una funzione indispensabile, ha ribadito, per assumere consapevoli e congrue decisioni. Conferenza stampa questa mattina nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Udine in merito all'arresto della banda dei furti in ospedale. Omar Costantini. Un gruppo di cittadini colombiani dediti al furto e alla spedizione in Colombia di apparecchiature rubate in ospedali del nord Italia e della Croazia è stato individuato e disarticolato dai carabinieri di Palmanova. Il gruppo è ritenuto responsabile di furti di apparecchiature per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. Tre cittadini colombiani, due uomini, José Joaquín Casas, di 55 anni, e Luis Alejandro Sánchez Nieto, di 53, e una donna, Cindy Joanna Castaneda Sánchez, di 28, sono stati arrestati. Altre quattro persone, destinatari di ordinanze di custodia cautelare, sono ricercati. Le indagini, condotte dal Norma di Palmanova e coordinate dalle procure di Udine, Trieste e Torino, erano partite nel 2016 dopo il furto di 7 sonde endoscopiche e di 2 sistemi televisivi per l'endoscopia all'ospedale di Palmanova. Sempre nel 2016 i carabinieri hanno ricostruito furti negli ospedali di Catinara, Pola e Pinerolo. Il gruppo, che faceva base in provincia di Milano, spediva il materiale in Colombia,
tramite pacchi postali. Diciamo che la fase maggiore delle indagini possiamo dire che è conclusa, perché comunque abbiamo appurato i furti che hanno perpetrato sia in Italia che all'estero, in particolare in Croazia. E ne abbiamo arrestati tre e sono ancora in corso delle attive ricerche per localizzare, identificare ed arrestare gli ulteriori componenti di questa banda, sui quali pesa anche il mandato d'arresto europeo. Uno dei momenti delicati di tutta l'operazione è nel quartier generale della banda, all'interno del comune di Cernusco sul Naviglio, nell'Interland milanese, una sorta di Bronx dove la legalità è uguale a una mosca bianca. Questa banda faceva capo in provincia di Milano come base logistica, quindi di fatto siamo dovuti trapiantare per un lungo periodo in questo contesto urbano che è famoso purtroppo per un'elevata indice di criminalità e di conseguenza anche un elevato indice di rischio per i militari operanti. Esiste uno storico sugli ospedali della nostra regione visitati dai malviventi negli ultimi anni? Sicuramente ci sono stati dei furti, purtroppo spero di no, ma ce ne saranno anche altri, solo che è la prima volta che succedono questi tipi di furti che sembrano del tutto mirati, perché non è un furto così, diciamo, di qualsiasi cosa, è un furto mirato di apparecchiature endoscopiche o comunque legate all'endoscopia che notoriamente hanno un costo elevatissimo. Una banda molto eterogenea. Sì, diciamo che era una banda molto eterogenea, quindi gli uomini generalmente si dedicavano al furto vero e proprio, mentre le donne facevano, come si suol dire, il palo, dando una mano agli uomini per perpetrare il reato, ad esempio, facendo perdere tempo agli operatori sanitari o ai pazienti o ai familiari che transitavano dal reparto, chiedendo informazioni o comunque con scuse futili per appunto dare la possibilità agli uomini di perpetrare il reato. È stato individuato dopo appena 12 ore di indagini il giovane che domenica sera ha provocato l'evacuazione del centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. Si tratta di un 21enne, il ragazzo è accusato in particolare di getto pericoloso di cose, procurato allarme e furto aggravato. È stato denunciato a piede libero, le indagini congiunte di polizia e carabinieri sulla base anche delle immagini video del circuito interno hanno permesso di individuare quattro giovani, uno dei quali quel pomeriggio ha utilizzato uno spray al peperoncino indirizzandone uno spruzzo verso uno degli amici nei pressi di uno dei negozi del centro commerciale stesso. Il ragazzo aveva rubato poco prima la bomboletta in una rivendita tabacchi presente all'interno della galleria. Ruba l'attrezzatura del DJ, al termine di una serata rientra al campeggio a Cavallino Tre Porti, denunciato un turista tedesco di 20 anni. I carabinieri hanno denunciato un turista tedesco di 20 anni soggiornante a Cavallino Tre Porti con l'accusa di furto aggravato di attrezzatura musicale. Da un locale da ballo del litorale era infatti sparito PC, mixer e console di proprietà di un DJ che dopo aver suonato l'altra notte si era reso conto di come gli oggetti contenuti in un borsone fossero stati portati via da qualcuno. L'attrezzatura del valore di circa 3.000 euro era stata lasciata incustodita sul divano. Una volta formalizzata la denuncia, i carabinieri di Cassavio hanno quindi proceduto all'analisi del sistema di videosorveglianza di cui era dotato il locale. Dalla visione è emerso chiaramente come un giovane si fosse impossessato della borsa in questione. Ciò che è subito saltato all'occhio era un braccialetto che indossava il turista, tipico gadget che viene dato agli ospiti dei campeggi. Quel braccialetto in particolare era di una struttura ricettiva ben nota a Cavallino. Pertanto i militari si sono recati presso il campeggio per poi individuare la roulotte dove era ospitata la famiglia. Quando il ragazzo ha visto i militari ha consegnato spontaneamente la borsa adducendo come motivazione il fatto che quel particolare borsone era molto simile a quello in possesso della sorella ed aveva creduto che lei lo avesse dimenticato sul divano e pertanto se n'era impossessato. È stato quindi condotto in caserma per le attività di rito per poi essere alla fine denunciato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Si diverte a rompere gli specchietti delle automobili, un uomo viene arrestato dai carabinieri in presa diretta a Udine.
Molestava i passanti e si divertiva a rompere gli specchietti delle auto posteggiate tra via Vittorio Veneto e via Aquileia Udine, ma la sua opera è durata poco grazie alla preziosa collaborazione di alcuni passanti. Sono stati immediatamente allertati i carabinieri della locale compagnia, che in pochi minuti hanno fermato e arrestato, con l'ausilio di una guardia giurata, il giovane. Per lui l'onore di finire in manette con tanto di diretta Facebook a colori in 4K, come dimostrano le immagini immortalate da un utente del social network. Una volta convalidato l'arresto per l'uomo, si sono aperte le porte del carcere cittadino. Nella mattinata odierna una 77enne di Fontana Fredda, vedova pensionata, si è presentata nella stazione Carabinieri proprio di Fontana Fredda per denunciare che alle 18.30 del giorno prima una persona di sesso femminile dell'apparente età di circa 30 anni, di verosimile etnia rom e corporatura robusta, si era introdotta nella propria abitazione giustificando la sua presenza, asserendo che si occupava dell'acquisto di ferro vecchio. L'anziana l'ha invitata ad abbandonare subito l'abitazione, notando però il soggetto allontanarsi dal luogo in qualità di passeggero a bordo di un'autovettura. A quel punto è rientrata in casa, ha guardato all'interno appunto di un armadio e ha scoperto il furto del portafoglio con all'interno la somma in contanti di 100 euro. Il portafoglio è stato successivamente rinvenuto al di là della recinzione dell'abitazione. Minorenni rubano una barca a Venezia, i carabinieri li individuano e restituiscono il natante al legittimo proprietario, Alessio Conforti. I carabinieri del nucleo natanti del reparto operativo di Venezia lo scorso weekend sono stati impegnati nella ricerca di un barchino oggetto di furto asportato la notte precedente dagli ormeggi in canale San Pietro. La ricerca si è conclusa con il recupero del natante e l'individuazione dei presunti responsabili del furto. Si tratta di due minorenni denunciati con l'accusa di furto aggravato con un loro complice minorenne anch'egli e in corso di rintraccio. Il proprietario della barca dopo il furto si era rivolto ai militari dell'arma e proprio in quei momenti gli era arrivata la telefonata di un amico che aveva intravisto il natante che stava navigando proprio in quei momenti con a bordo degli sconosciuti nella laguna antistante a Sant'Elena. La barca è stata quindi raggiunta dai militari dell'arma e poi riconosciuta dal legittimo proprietario, a cui alla fine è stata restituita. Vi abbiamo dato tra altre cose ieri la brutta notizia che si è spento all'età di 72 anni l'alpino dal cuore d'oro Daniele Pellissetti, 72 anni. Ci è arrivata la notizia che alle 19 di domani è in programma il Rosario nel Duomo di Rorai Grande, che è un quartiere di Pordenone, mentre i funerali verranno celebrati il giorno successivo, mercoledì, quindi in Duomo a Rorai Grande. La salma appunto raggiungerà Varmo, dove praticamente c'è anche una tomba di famiglia, quindi proprio questa è la notizia che c'è appena arrivata. Quindi funerali, praticamente il rosario alle 19, quindi deve essere cominciato già da mezz'ora, mentre domani mercoledì quindi ci saranno le esequie. Ricordo appunto il Duomo di Rorai Grande per dare l'ultimo saluto a Daniele Pellissetti, l'alpino dal cuore d'oro, 72 anni, morto a causa di un infarto che purtroppo non gli ha dato scampo. Parliamo invece di una cosa piacevole, perché è cominciata proprio nel pomeriggio alle 16 la Tresere internazionale al Bottecchia di Pordenone. Io ringrazio Bruno Battistella che è con noi, consigliere nazionale della FCI, la Federazione Ciclismo Italiana. Allora, che edizione sarà e soprattutto quali propositi ci sono? Buonasera innanzitutto, siamo alla 17ª edizione, i propositi sono buoni, ci sono già parecchie persone sulle tribune, è arrivato addirittura un pullman dei tifosi di Elia Viviani, del fan club. È già incominciata la sfida nell'Omnium, perché si sono già disputate due prove e neanche a farlo apposta una l'ha vinta il campione olimpico Viviani, mentre nella seconda si è dovuto arrendere e ha vinto il campione del mondo Cameron Meyer, l'australiano, per cui adesso nella terza prova prevista per le 20 e nella quarta per le 21.30 sicuramente ci sarà dello spettacolo e una bella lotta. Ci sono anche poi in corso le gare di qualificazioni ai mondiali per quel che riguarda le altre discipline, le corse a punti e l'americana,
e abbiamo poi una gara si è già svolta per la categoria juniores, mentre la seconda avverrà intorno alle 20:30. Ricordo che alle 21 ci sarà la cerimonia di presentazione di tutte le coppie della tre sere, che poi quest'anno sarà di 4 sere perché finiremo venerdì. Domani entreranno in scena le donne con le prove appunto anche per loro riservate alle qualificazioni ai mondiali, e poi avremo il campionato italiano Derny femminile. Proseguiremo naturalmente sia giovedì che venerdì con altre gare in programma. Sono 14 i paesi rappresentati, per cui è sicuramente una manifestazione di notevole spessore. Sono presenti al Bottecchia i commissari tecnici di varie nazionali. Per quel che riguarda l'Italia, De Candido della categoria juniores, è arrivato Marino Amadori per gli under 23 e anche Davide Cassani, il coordinatore di tutte le nazionali. Domani arriverà Dino Salvoldi con tutta la squadra femminile. Le ho portato, direttore, una brochure con il programma, un volantino che ricorda sicuramente la nostra 17ª edizione e un paio di pass, perché mi auguro che veniate a trovarci e così a raccogliere immagini prese di uno spettacolo che si annuncia straordinario. Ripeto, terza prova alle 20 e quarta prova alle 21 da Omnium Mondiale. Attualmente l'australiano Cameron Meyer, campione del mondo 5 o 6 volte, è in testa nei confronti del nostro campione olimpico Elia Viviani. Per cui spettacolo assicurato, vi aspettiamo. 24, 25, 26, 27 luglio, tre serie internazionali città di Pordenone, tutti al velodromo Bottecchia per il ciclismo ad altissimo livello. Ho detto bene? Sì, certamente. Io ringrazio come sempre Bruno Battistella, consigliere nazionale della FCI. Ci vedremo. Grazie a voi, nei buonasera. Prossimi giorni anche per poi fare il bilancio di questa, certo, manifestazione. Certo. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Andiamo in Veneto, parliamo di sicurezza con Marco Colbertaldo. Sì, Marco Colbertaldo, parliamo di sicurezza, parliamo anche di una delle novità di quest'anno, ossia insomma le feste che vengono organizzate. C'è una direttiva particolare riguardante proprio la sicurezza, con l'introduzione insomma di nuove figure a presidio e vigilanza proprio delle feste. Ecco, che cosa fa in particolar modo uno steward, lei che se ne intende di sicurezza? Safety. Ormai diciamo è già da un anno e mezzo esiste il safety, ancora sconosciuto. Le prefetture stesse ancora ignorano o sanno poco, è verissimo questo. Entro breve avremo assistenti safety in Friuli, in Veneto. Ovunque. In tutta Italia. Assistenza, sì. Osservazione, accoglienza al pubblico, a tutti questi, diciamo, eventi pubblici, feste, concerti, dovuto al fatto, eccetera, che ci sono tante persone in questo senso. Esatto, esatto. Che cosa dire, fa fatti brutti. Figura? Cosa, eh? Cosa fa questa figura? Accoglie. Va bene? La gente vede se ci sono alcuni un po' strani o sospetti, va bene? E poi esempio e accerta, va bene? E sia tutto a posto, va bene? E misure varie, sicurezza, che siano tutte a posto. Questa è la safety. Anche rispetto a un tempo, com'è cambiato per esempio il ruolo, non lo so, di chi vigila anche all'esterno delle discoteche piuttosto che all'interno? È molto più stringente, immagino, rispetto cosa al intende, passato. Scusi, scusi, mi dica? Per stringente, cosa intendo che è più, da un certo punto di vista normativamente attenzionato. Sono più formati ora, sì, e cauti ora. Non sono più, diciamo, se ne vogliono dei vecchi butta fuori senza alcuna formazione, va bene? Magari anche ora c'è, hanno però tutti adesso quanti requisiti importantissimi, è giusto questo, va bene? Certo. Formati bene sono ora, e questo è bene per noi e per loro stessi anche. Ovviamente operatori sempre in contatto con le forze dell'ordine. Sempre in contatto con le forze dell'ordine, sempre. Bene, bene, grazie a Marco Albertano. È un piacere. Per questo approfondimento, Lina Capotana a Pordenone.
Grazie ovviamente all'amico Marco Colbertaldo, che lo aspetto qua anche nei prossimi giorni. Ladrinazione all'interno di una stazione di servizio carburanti a San Giovanni in Latisone. Poi torniamo in Veneto con il prossimo ospite. Una stazione di servizio carburante di San Giovanni a Natisone è visitata nella notte dai ladri. I malviventi sono entrati dalla porta principale, forzandola, con uno strumento da scasso. Poi all'interno hanno aperto due slot e il registratore di cassa, arraffando tutto il contante al loro interno. L'operazione è durata pochi minuti, il tempo per evitare l'arrivo delle forze dell'ordine e della guardia giurata, allertati dal sistema d'allarme attivato. In corso la conta del bottino e del danno recato. Torniamo in Veneto con il prossimo ospite di Alessio Conforti. Sì, con David Gruarin, perché insomma il tema delle donazioni continua ad essere anche al centro, visto il periodo, quello estivo, ma la curiosità, al di là del fatto che avevamo già parlato di come siano calate rispetto a qualche tempo fa le donazioni, volevo chiederle i giovani, c'è un incremento da questo punto di vista, o meglio un'attenzione nei confronti della tematica da parte delle nuove generazioni? Parliamo della donazione ovviamente. Certo, grazie, grazie dell'opportunità. La mia presenza è qui per testimoniare insomma che serve continuare a donare in forma costante. E che lei è anche giovane in questo senso. Grazie del giovane, io sono ho 40 anni insomma, quindi rappresento una fascia a metà strada. Soprattutto nel dono, che voglio ricordare va dai 18 ai 65 anni, questo è molto importante ricordarlo. Giovani, ecco, il primo approccio diciamo da parte dei giovani non è così confortante, però noi stiamo cercando in ambito provinciale, diciamo che c'è un Avis provinciale che funziona molto bene e soprattutto che poi trasmette alle sedi, di convogliare, di comunicare, di informare appunto a questo ente astratto che è il giovane, ma in verità deve essere in qualche maniera cullato, informato, messo diciamo in conoscenza di poter dare il contributo. Ci sono dei progetti mirati che partono dalle scuole elementari dell'Avis, dalla provincia, per poi seguire un percorso scolastico che arriva teoricamente fino a 18 anni. 18 anni che sono chiaramente impegnativi, cioè c'è un discorso di maturità, c'è un discorso di università, c'è un discorso diciamo di capire cosa si farà da grandi, per cui purtroppo diciamo l'Avis non rientra nei primi pensieri del donatore. I giovani di una volta donavano di più? No, diciamo che insomma c'è un percorso diciamo complicato, perché parte dalla famiglia oppure dalla non conoscenza dell'associazione. Però posso dire che oggi le associazioni cercano di avere un occhio di riguardo verso appunto una certa fascia, che poi sarà la fascia del futuro che porterà avanti il sistema donativo. Insomma. Assolutamente. Bene, grazie a David Gruarin per essere stato con noi. Grazie. Che può tornare al direttore Alberto Comisso. Allora, apriamo un bel dibattito sul piano del commercio, piano della media grande distribuzione. Alla mia destra ho Marco Salvadore, consigliere comunale di Pordenone 1291, alla mia sinistra invece ho l'assessore Cristina Amirante. Allora, grazie ovviamente ad entrambi per essere in nostra compagnia. Allora, partiamo da Salvadore. Allora, piano del commercio, oggi abbiamo letto la stampa, l'opposizione si spacca. Innanzitutto, cosa è successo? Sì, il titolo del giornale è fuorviante, mi sta dicendo questo. Sì, un po' fuorviante. Ma bacchetteremo i colleghi della carta. No, perché poi c'è questa idea, no, che le opposizioni sono, come dire, un agglomerato unico che la pensa nello stesso modo, ma evidentemente non è così. C'è anche qui presente il collega Stefanoni, immagino che lui abbia altri pensieri rispetto a me, giustamente, quindi codificare l'opposizione con lo stesso pensiero è un po' come dire inopportuno. Semplicemente questo, l'assessore e il collega suo assessore Lo Perfido hanno presentato il piano della media e della grande distribuzione con la relativa variazione urbanistica, la variante urbanistica, pardon. Leggendo sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda la grande distribuzione, credo che ci fosse un atteggiamento da poter proporre costruttivo, nel senso che i desiderata, di almeno per quanto riguarda la mia lista e la mia opinione e quelli della giunta, erano sostanzialmente molto vicini, ovvero dare un freno per come si poteva all'espansione della grande distribuzione, soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che è periferico alla città. Per periferico ovviamente bisogna codificare
farlo, lo si è codificato con la parola ipercentro, no? L'ipercentro, almeno nelle parole della giunta, è tutto ciò che viene delimitato extra ring, chiamiamolo centro storico, anche se è inopportuno nei confronti di Pordenone, ma per dare una fisionomia, e tutto ciò che è fuori, al di fuori di questo, in qualche maniera si doveva porre un limite. Noi abbiamo ritenuto che come ci fossero degli spunti positivi, e abbiamo chiesto che ci fosse un passo ulteriore. Il passo ulteriore chiesto era che tutti i volumi, anzi le metrature quadre dormienti, chiamiamole così, che negli anni non si sono mai tradotte in un investimento, e quindi persone che hanno, come dire, soggetti, che, persone giuridiche che hanno chiesto la concessione edilizia per quanto riguarda gli investimenti della grande distribuzione, della media distribuzione, fossero in qualche maniera, scaduta la concessione edilizia, fossero ritirati o rimessi in discussione oppure riplasmati in altre zone della città. Questo perché? Perché crediamo che congelare delle metrature per anni nei confronti di una zona della città, quella periferica, secondo me è un danno, perché potrebbero essere utilizzati per altre parti della città, come per esempio l'ipercentro, e quindi convogliare invece investimenti all'interno del centro storico. Secondo, perché noi crediamo che in qualche modo si debba frenare la cementificazione relativa alle periferie di Pordenone. Non sono dei begli ambienti i centri commerciali, possiamo concordare che qualsiasi, adesso senza fare distinzione tra un certo, però sono zone proprio brutte, sono non luoghi, sono proprio, non sono luoghi di relazione, e quindi il commercio perde anche la sua natura, che non è solo quella imprenditoriale, è anche quella da relazionale, e quindi sono proprio posti, adesso passatemi il termine, brutti dal mio punto di vista, ecco. Quindi dare un freno, e poi c'è anche un'altra... Ma esempio, lei li frequenta però? Io li frequento molto poco, sinceramente, anche perché le mando gli acquisti ad altre persone, perché io francamente non ho il tempo, ma francamente sono posti che io non frequento moltissimo e li frequento male. Anche il cinema, che tutti sanno che a Fiume Veneto c'è una multisala, e francamente preferisco seguire il Cinema Zero, se si può fare pubblicità, che invece come qualità dei film... Non vorrei mai che quelli poi di Fiume Veneto ci facessero più della televisione domani, no, però, responsabilità di Salvador. Però un'altra cosa, se posso, direttore, un'ultima cosa che rischia di quando si tengono i volumi troppo fermi, il rischio che molto spesso, e qui come dire, mi prendo anche la responsabilità, ma non è un problema solo di Pordenone, è un problema di molte zone d'Italia, è che quando tu fai un investimento si tengono, il rischio è che quei volumi e quelle metrature servono più che altro a patrimonializzare nei bilanci di alcune società determinati tipi di terreni. Allora, questa cosa qua, a mio avviso, che non è, come dire, da demonizzare, per l'amor di Dio, ma se si ripercuote per molto tempo, credo che possa, dare alcuni rischi. E in alcune zone del paese, anche del nord Italia, non voglio andare oltre, è successo. Faccio alcuni esempi come Reggio Emilia. Allora, io credo che le giunte, le opposizioni, la politica debba in qualche maniera frenare i possibili cortocircuiti e mettere in sicurezza la comunità e la città da alcuni rischi. Bene. Assessore Cristina Ammirante, cosa condivide e cosa non condivide di quello che ha appena detto Marco Salvador? No, devo dire che condivido tutto, nel senso che il concetto di una buona urbanistica è quella di domandarsi perché dopo 8 anni, quindi dopo un periodo ragionevole di tempo in cui al di là di magari una crisi economica come quella che abbiamo attraversato adesso, ma diciamo in periodi migliori, se non succede niente bisogna capire quali sono le dinamiche e magari fare un passo indietro e togliere quella destinazione urbanistica, in particolare quelle che prevedono una cementificazione importante, e spostarle da altre parti o ridurle, insomma. Quindi concordo con questa, infatti l'abbiamo accolto l'ordine del giorno che è stato proposto dalla lista 1291, proprio perché l'obiettivo è quello comunque di andare verso un significato del commercio diverso, che è quello proprio della stare insieme, del socializzare, dell'incontrarsi, cosa che anche secondo me nei centri commerciali non avviene. La dimostrazione negli Stati Uniti, che hanno ovviamente un trend diverso dal nostro, di solito anticipano un po' le nostre poi trasformazioni nel territorio, stanno tornando indietro, quindi non si parla più di centri commerciali fuori
dall'abitato. Quindi sicuramente stiamo andando nella stessa direzione. Il rapporto sulla viabilità, tra l'altro, dice che la Pontebana è arrivata a un livello di saturazione importante, per cui andare avanti su questa linea, appunto, di cementificare proprio la Pontebana piuttosto che Via Nuova di Corva e altri assi di penetrazione urbana non va bene. Altre cose, assessore, prima abbiamo avuto ospite Paletti, che è l'assessore del comune di Cordenons. È stata la bella notizia che è stata finanziata la rotatoria proprio tra Cordenons e l'ingresso sulla Pontebana, quindi una bellissima notizia. Ma si parla anche sempre più di stato di avanzamento di cantieri a Pordenone, com'è la situazione? Poi vediamo anche Salvador cosa ne pensa e soprattutto se concorde su quanto è stato programmato e pianificato sui lavori che sono stati appunto quindi messi a bilancio. Sì, in questi giorni sono stati avviati i lavori sia della rotatoria con Via Prasecco, che fa parte appunto dei piani relativi all'attuazione della grande distribuzione ancora del 2011-2013, una rotatoria comunque che per la viabilità è essenziale per consentire per esempio l'ingresso alla zona comunque dell'università e a un ingresso alternativo al quartiere di Borgo Meduna. L'altra è la ristrutturazione sempre sulla statale Pontebana della rotatoria di Via Revedole e di Via Marcello, sempre una zona comunque a vocazione commerciale, che avevano decisamente la necessità di una revisione della geometria una e di finalmente del consolidamento dell'altra, perché vedere questi cordoli gialli e neri del tipo provvisorio da tanti anni non è un bel biglietto d'ingresso alla città. Gli altri cantieri che proseguono sono Via Cappuccini, Via Montereale per quanto riguarda la rotatoria con Via del Traverso e la pista ciclabile del Maglio, che adesso si è spostata nella zona dei laghetti dei Tomadini, che stanno procedendo secondo cronoprogramma. In particolare ci tengo a avvisare che il giorno 6, probabilmente se non piove chiaramente, comunque quella settimana di agosto sarà interessata dai lavori di fognatura, di allacciamento del tratto di Via Cappuccini, e quindi verrà parzialmente ridotta in modo importante la carreggiata di Via Pola subito dopo la stazione ferroviaria, quindi ci sarà decisamente qualche disagio alla viabilità. Non bisogna farlo di giorno, perché se c'è la necessità di intervento da parte di Idrogea o di qualche altro soggetto, dobbiamo poterlo trovare decisamente in campo in pochi minuti, no? Se no il lavoro era programmato di notte, ma abbiamo deciso di fare la settimana che precede il Ferragosto. E quindi poi la settimana di Ferragosto, che sarà l'unica di interruzione del cantiere, vedrà aperto l'ingresso via Cappuccini da via Pola, in modo tale da consentire che la farmacia di riferimento è aperta il giorno di Ferragosto, è proprio quella di via Cappuccini, possa avere l'accessibilità da tutti e due i lati, quindi da Porcia, da via San Vito, quindi da via Le Grigoletti e anche da via Pola. Quindi dovremmo attendere ancora qualche giorno prima della riapertura, insomma, definitiva poi, no? Beh, settembre. Diciamo che per il momento la scadenza è quella di riaprire la viabilità con il bypass via Candiani, via dello Stadio, via San Vito, a partire dall'apertura delle scuole. Speriamo che il tempo continui a essere clemente, insomma, a questo punto di vista. Cosa ne pensa di tutto questo novere di opere che ha appena elencato l'assessore? Guardi, l'avrebbe fatto meglio al posto. Guardi, questo non lo so, bisogna mettere sempre alle prove le persone. Questo magari lo penseremo nel 2021, però battute a parte. Sì, la narrazione del percorso dei cantieri può andare bene, nel senso che non metto in discussione la professionalità dell'assessore nel gestire, insomma, i cantieri, come degli uffici e anche delle ditte che seguono gli appalti, no? Quindi non sto neanche a sindacare, sicuramente saranno fatti i lavori a regola d'arte, poi alcuni errori si commettono, li commettono tutti, non ci mancherebbe anche altro, poi si rimediano. E più che altro, poi in tema della scelta dei cantieri, cosa vuole? Ci sono anche i cantieri Pisus a breve, quindi non sto neanche a sindacare, perché sono tutti provenienti da una progettazione in parte anche il finanziamento dalle precedenti amministrazioni, quindi erano scelte che state, devo dire, in continuità, quindi non sto neanche a discutere. Però, come dire, è uno stimolo quello che dico, perché poi nei prossimi mesi immagino che ci discuterà molto di questo. Io ho un tarlo che è la mobilità, abbiamo parlato di cantieri sostanzialmente stradali. Io ho un tarlo, è evidente che se raccontiamo la città attraverso i cantieri non ne capiamo ovviamente la visione poi della mobilità.
attività. Io ho un sogno, nel senso che, oltre che un tarlo, che una grande riforma di questa città nasca da una mobilità che deve essere davvero rivoluzionaria. E io, visto che poi è ancora in cantiere, scusi il gioco di parole, il piano della mobilità, studiato da questa giunta, io lancio una provocazione. Io penso che la città debba come dire, essere complanare in termini di principio alle grandi città e alle medie città del nord Europa. Io credo che ci voglia un atto di coraggio. L'atto di coraggio deriva dal chiudere, a mio avviso, al traffico delle auto tutto ciò che è dentro al famoso ipercentro. E perché lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché, assessore, il vecchio piano della mobilità aveva, come dire, accorpato grandi informazioni che sono importanti poi, no? E ci dicono che il 30%, se non ricordo male, del traffico che incircola per Pordenone è parassitario. Quindi in realtà il traffico da far girare intorno a Pordenone, cioè quelli che vengono a Pordenone e la usano come rotonda in sostanza, che a noi non ci piacciono ovviamente, ma noi vogliamo che la gente venga a Pordenone per starci, per i servizi, per tutto ciò che ne deriva, quel 30% in realtà non è difficilmente bypassabile, cioè dirottarlo da altre zone, leggi l'autostrada, leggi anche altre arterie, e far sì che le auto a un certo punto si blocchino negli assi di scorrimento. A me sarebbe piaciuto che la ristrutturazione di Via Cappuccini fosse un tema, aprisse il tema degli assi di scorrimento. Per me gli assi di scorrimento devono come dire, fermarsi a un certo punto per le auto, dirottare le auto nei parcheggi, quelli come si chiamano, in quelli in struttura, in interscambio. Via Cappuccini per esempio, con il parcheggio Candiani, lì si ferma, si studia un metodo di mobilità diverso, e anche il trasporto pubblico locale lo permette, perché la gara ci dà molta flessibilità in questo. ATAP era importante, certo, in questa funzione tenerla come appartenenza pubblica, e si possono studiare metodi molto più rivoluzionari. Faccio un esempio: io arrivo al parcheggio Candiani, parcheggio, scendo dall'auto, faccio il biglietto del ticket, che è molto poco perché sono 40 centesimi all'ora, e con lo stesso biglietto posso fare anche il biglietto per il trasporto pubblico locale, quindi anche il biglietto dell'autobus, e potermi muovere all'interno del ring. Questo sarebbe un atto rivoluzionario, perché primo, la qualità dell'aria ambientale è inutile dirla, ma il commercio ne guadagnerebbe, perché io sono convinto che le auto impediscano un buon commercio, perché ciò che ti accorgi quando sei a piedi in bicicletta non te ne accorgi quando sei in auto. E terzo, cambia il modo di relazionarsi con le persone. Le auto in qualche maniera non permettono di relazionarsi con le persone. Il andare a piedi, andare in trasporto pubblico locale, andare in bicicletta e vivere la città in questo senso aumenta anche il grado di relazione tra le persone. Quindi è rivoluzionario cambiare il sistema di mobilità a Pordenone. Lancio la sfida chiaramente all'assessore. Assessore, se la sente di sposare questo progetto rivoluzionario? Allora, in parte sì. Però la prima volta Mirante oggi sono d'accordo, sta succedendo qualcosa, non so. E non nevica ancora fuori, no, infatti. Allora, in parte sì, perché sicuramente servono scelte coraggiose, perché così com'è il sistema della viabilità non permette di andare a pedonalizzare o comunque eliminare le auto all'interno del cosiddetto ipercentro, quindi del ring, che è un obiettivo assolutamente condiviso. Però bisogna fare in modo che il processo sia veramente rivoluzionario, e non so se siamo riusciti ad arrivarci. Io amo molto questo piano di dettaglio del PUMS, perché secondo me lancia diverse sfide in questo senso e toglie completamente questo anello, anche se non stravolgendolo del tutto, che in realtà costringe, se pensiamo, un autobus che proviene da San Gregorio a fare tutto il giro del ring per arrivare in stazione dei treni, stazione degli autobus e quant'altro. Quindi già questo fa capire che il sistema è un sistema che alimenta l'inquinamento e alimenta proprio l'utilizzo dell'automobile. Quindi per farlo bisogna farlo con un sistema che cambi quello che è l'attuale schema di mobilità. Secondo me il piano di dettaglio del PUMS fa delle scelte molto, molto forti. Abbiamo deciso di presentarlo i primi di settembre anziché la fine di luglio, perché ci abbiamo riflettuto l'altro giorno, sembra poco dignitoso nei confronti della città presentare uno strumento quando buona parte della città è in ferie, insomma, giustamente, e quindi sposteremo appunto i primi di settembre la presentazione pubblica, la quale ovviamente
invito fin da subito il consigliere Salvador. Bene, io ringrazio per la partecipazione a entrambi, grazie all'assessore Cristina Mirante, grazie anche a Marco Salvador, ci vedremo la settimana prossima. E giustamente si parlava di soldi, di bilanci, assestamento, tempo di assestamento di bilancio anche in regione, le dichiarazioni dell'assessore Barbara Zilli. Introduciamo con questa norma la possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato, ovvero sia quella parte di avanzo che nell'amministrazione pubblica regionale e anche degli enti locali rimane bloccato per il rispetto del principio costituzionalmente inserito all'articolo 81 del pareggio di bilancio. In questo modo noi liberiamo, per quanto riguarda la nostra regione, ben 203 milioni di risorse che possono essere destinate alle opere per le quali quelle somme sono state impegnate, ma sono vincolate appunto da questo malefico principio del rispetto del pareggio di bilancio. La nostra regione è storicamente una regione virtuosa, con questa norma intende dare quindi spazio a tutta una serie di iniziative a vantaggio dei nostri cittadini, e la novità ulteriore è altresì il fatto che noi prevediamo, avendo autonomia primaria in tema di enti locali, la possibilità anche per i nostri comuni di fare altrettanto. Interesseranno principalmente le infrastrutture e l'edilizia per 65 milioni circa, il Fondo Sociale Europeo per 49 milioni, la sanità e le politiche sociali per 19 milioni e poi l'ambiente per 21 milioni di euro, il lavoro per 13 milioni e le attività produttive e la montagna per ben 10 milioni di euro. Inoltre, appunto, gli enti locali hanno chiesto spazi finanziari alla Regione. Oggi le richieste urgenti, che si attestano sui 6 milioni di euro da parte degli enti locali, troveranno ristoro attingendo dalla propria autonomia finanziaria, per cui i nostri comuni potranno cantierare opere, dare risposta ai cittadini senza dover ricorrere ad altri strumenti di delega da parte della Regione sul finanziamento per i loro spazi. Io devo ringraziare i nostri telespettatori che sono sempre molto attenti. Purtroppo insomma, è stato un difetto, un errore di comunicazione. Ringrazio anche l'amico Glauco che ce lo segnala. I funerali di Daniele Pelissetti verranno celebrati domani alle 15, non a Rorai Grade ma nel Duomo, quindi nella cattedrale cosiddetta appunto a Pordenone. Ecco, lo vedete appunto in foto, ci avevano dato delle notizie errate. Giustamente, insomma, giusto anche informare correttamente i nostri telespettatori. Insomma, grazie. Grazie anche all'amico Glauco che ci segnala prontamente l'errore. Samuele Stefanoni, parliamo di Camera di Commercio, ormai si dibatte da diversi mesi, sì, insomma, sul futuro, andiamo all'annessione, facciamo una Camera unica, il Movimento 5 Stelle da che parte sta? Beh, allora è opportuno fare anche un po' di chiarezza anche nei riguardi della delibera sulla Camera di Commercio, sul sostegno alla Camera di Commercio, che il Movimento 5 Stelle, quasi inaspettatamente per chi ci stava davanti, quindi la Giunta e anche forse gli ascoltatori, ci ha visto bocciare. Allora vorremmo dare qualche spiegazione, non è che non vogliamo sostenere la Camera di Commercio, anzi sono un'importantissima risorsa per il territorio, però è opportuno fare un po' di ordine. Già l'anno scorso Union Camere, che è diciamo, il consorzio, il tavolo rotondo al quale si siedono le Camere di Commercio Friuli Venezia Giulia, si era espressa a favore di una Camera di Commercio unica regionale, che è una posizione che noi del Movimento 5 Stelle condividiamo. Perché va nell'ottica dell'aggregazione territoriale, perché dà pari rappresentanza a tutte le camere della provincia, perché va diciamo, in un'ottica anche dell'efficientamento di questo sistema. E quindi la nostra posizione era quella di avere come obiettivo finale una Camera di Commercio unica. È uscito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a febbraio del 2018, quindi vecchio precedente governo, che stabilisce che ci dovranno essere 60 Camere di Commercio in tutta l'Italia, con una relazione integrativa molto importante, perché mentre inizialmente nel decreto venivano stabilite la Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia e quella che avrebbe accorpato Udine e Pordenone, in questa relazione viene esplicitato che questa fusione tra Pordenone e Udine è un'attività prodromica, quindi un facilitatore, un primo step verso poi la Camera di Commercio unica. Allora, perché ci siamo espressi contro questa delibera comunale che esprime un semplice sostegno alla revisione di questo decreto, così come non abbiamo firmato la mozione del consigliere regionale Mara Piccin, che aveva sostanzialmente lo stesso intento, perché in entrambi i casi veniva chiesto esplicitamente di prendere tempo, di chiedere quindi
al Ministero di poter prendere tempo e di acquisire competenza regionale per poter fare una revisione delle Camere di Commercio. E noi questa richiesta di prendere tempo lascia molto perplessi, se non altro perché con una semplice delibera da parte dei consigli di amministrazione delle Camere di Commercio, questo passo, se c'è la volontà, può essere fatto già da domani, ed esprime una decisione, una volontà degli imprenditori del tessuto del Friuli Venezia Giulia, ed esprime anche una volontà delle Camere di Commercio, come è già stato detto. Quindi per quale motivo vogliamo prendere tempo? La nostra brutta sensazione è che ci possa essere qualche interesse a voler lasciare, dopo tutto questo polverone, le cose esattamente come stanno oggi, anzi come stanno prima del decreto, cioè nel caso migliore di continuare ad avere la Camera di Commercio di Pordenone, quella di Udine e quella del Venezia Giulia, perché ormai interessi della categoria, probabilmente entrambi, diciamo che una segue l'altra e viceversa, diciamo che sono interessi e contro interessi. Quindi noi, per voler dipanare questo dubbio, vogliamo chiedere un impegno a tutti: se c'è la volontà di farlo, lo si può fare, non c'è bisogno di chiedere tempo, di chiedere altro tempo, e seguire quindi quella che è la volontà del tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio, preciso anche con i tempi, Samuele Stefanoni, consigliere comunale a Pordenone del Movimento 5 Stelle. Ci vedremo sicuramente presto con lui. Economia all'export, Veneto continua a correre nei primi tre mesi del 2018, più 4% rispetto al 2017. Alessio Conforti. Nei primi tre mesi del 2018 il commercio estero del Veneto continua a correre. Il fatturato delle imprese infatti supera i 15 miliardi di euro, registrando una crescita superiore ai 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017. Il dato è evidenziato dal numero di luglio del bollettino socio-economico del Veneto, il periodico trimestrale realizzato dagli uffici del sistema statistico della regione, che analizza l'indicatore di congiuntura maggiormente rappresentativi della situazione veneta. La pubblicazione regionale offre una sintetica panoramica dei principali dati disponibili da fonti ufficiali. Gli indicatori presi in considerazione sono relativi al contesto nazionale, al prodotto interno lordo del Veneto, all'andamento delle imprese, all'interscambio commerciale, al mercato del credito e immobiliare, al turismo, alle dinamiche del mondo del lavoro, ma anche ai giovani, all'istruzione, all'agricoltura e al vino, per citare alcuni elementi. A trainare l'export sono i settori della meccanica, della moda e dei metalli. Tra i mercati di destinazione si registra il sensibile aumento delle vendite verso la Germania, la Francia e la Spagna. Per quanto riguarda il prodotto interno lordo veneto, la crescita nel 2017 è superiore alla media nazionale. La domanda interna si sta muovendo dalla situazione di ristagno degli anni post-crisi. I consumi delle famiglie salgono dell'1,5% e per gli investimenti si stima un rialzo del 3,9%. Il risultato del 2017 è attribuibile ad una buona performance dell'industria veneta, che rimane competitiva e che registra un aumento del valore aggiunto del 2%, ad una buona crescita dei servizi e alla ripresa del settore edilizio. Nelle previsioni del 2018 la ripresa dovrebbe proseguire con una variazione del più 1,7%. Due anni di mandato, due anni in maggioranza a Pordenone, lui è il capogruppo, uno dei capogruppi, lo ripeto, di maggioranza, Mattia Tirelli. Allora, tracciamo un po' il bilancio, no, di questi due anni, trascorsi ovviamente la guida della città. Innanzitutto, che giudizio diamo, e siamo riusciti poi a far felici i cittadini dopo appena due anni? Beh, intanto buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Sicuramente dal nostro punto di vista due anni molto positivi, due anni che hanno impegnato il Consiglio Comunale in maniera molto, direi quasi estenuante, con 36 consigli, più di 120 provvedimenti approvati di solo, considerando solo le delibere di giunta, dei bilanci, ricordiamoci tre bilanci previsionali in un anno e mezzo praticamente, e alcuni importantissimi regolamenti come il regolamento di polizia urbana, il regolamento edilizio, il regolamento acustico, e recentissimo anche la revisione del piano della media e grande distribuzione.
una serie di provvedimenti importanti per la città che poi sono andati di pari passo al lavoro, alla semina vera e propria, pancia a terra degli assessorati e degli uffici per cantierare quei circa 20 milioni di euro che questa giunta è riuscita dal 2016 a portare a casa e i cui frutti iniziamo a vedere proprio in questi mesi, da via Cappuccini alle ciclopedonali di quei famosi Pisus sbloccati da questa amministrazione, alle varie rotonde, all'inizio della riqualificazione della Pontebbana, che è una partita importante. Poco tempo fa, veramente poco tempo fa, una settimana fa, ci siamo accorti che Pordenone, guardando questo, andando ad aprire il cassetto, no, del nuovo assessore regionale Pizzimenti con l'assessore Mirante che era qui presente, siamo andati a vedere che quei 200 milioni di euro di riqualificazione a Pontebbana che partivano da Udine fino a Pordenone si fermavano dove? Praticamente alla rotonda di Pian di Pan. Escludendo totalmente Pordenone, allegando direi nello studio di fattibilità un progetto, direi, mi permetto di dire, offensivo per Pordenone e per il territorio sul ponte sul Meduna. Il vicepresidente della giunta Bolzonello non è stato umiliante, cioè se veramente le cose sono così. Sinceramente, noi siamo andati a vedere le carte e le carte le abbiamo viste solo a cambio di mandato, quindi in questi mesi, da quando si è insediata la giunta Fedriga. E sinceramente, ripeto, siamo andati a vedere delle carte che per Pordenone non vanno assolutamente bene. Guarda caso, in questi giorni partono i cantieri finalmente per mettere a posto le due rotonde provvisorie di via Revedole e di via Beato Marcello, che sono due rotonde importanti, e da qui poi si partirà con tutte le altre rotonde sulla Pontebbana. E poi tutti gli altri cantieri, centro storico, qui parliamo del cosiddetto bando delle periferie urbane, la Giunta ha presentato in questi mesi sia Piazza della Motta, le vie Contermini, sia i corsi, la riqualificazione di via Mazzini, e poi ci sono le grandi partite strategiche di questa città, dove qui veramente vorremmo incidere e dovremo incidere, pensiamo al potenziamento di Interporto, pensiamo al potenziamento, alla valorizzazione costante di fiere, di Pordenone Fiere, fino ad arrivare al sistema delle case di riposo, che per noi è con l'ospedale, che purtroppo sappiamo come è andata la questione dell'ospedale, però sull'ospedale chiaramente vigileremo sempre e vigileremo anche a cantiere adesso in procinto di partenza a livello proprio di struttura. Un'ultimissima battuta, qualche rimpianto in questi due anni? Guardando ovviamente ai prossimi tre. Guardi direttore, per me è il vero primo impegno pubblico, politico della mia vita, quindi è stato per me un anno, più che rimpianti, è stato un anno di grande formazione, perché poi ho avuto l'onore e l'onere, la grande responsabilità di guidare il più corposo gruppo consigliare in consiglio, che Pordenone Cambia. E ci tengo anche quindi a ringraziare i miei colleghi e poi tutti i nostri sostenitori della lista Pordenone Cambia. E quindi sono stati due anni di forte arricchimento. Rimpianti non ce ne sono, bisogna solo crescere. La consapevolezza è quella di crescere. Personalmente, sicuramente, questa è una sfida che cercherò di portare avanti negli ultimi tre anni, che spero non siano gli ultimi tre anni. Ma non personalmente, penso che questa giunta possa ambire molto con grandi carte, con grandi chance. Bisogna vedere, insomma, Ciriani farà per i prossimi 30 anni, dai. Esattamente, noi andiamo con i piedi per terra, però siamo consci delle capacità di questa giunta e delle capacità anche di questa maggioranza, che sentivo prima anche i consiglieri di minoranza, alcuni sono intervenuti stasera, e riconoscono anche la capacità di dialogo, che magari in molte circostanze, anche sui giornali, non hanno riconosciuto, però in realtà la realtà è poi diversa. Ci vediamo sicuramente la settimana prossima, grazie a Mattia Tirelli, grazie consigliere a comunale a Pordenone, consigliere di maggioranza, nonché capogruppo. Allora, lui non ha potuto essere presente con noi, ma dovremmo averlo in collegamento telefonico, il sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto. Allora, sindaco, cosa sta accadendo in consiglio regionale in merito ai fondi per l'investimento relativi al 2017 che le UTI dovrebbero restituire ai cosiddetti comuni dissidenti?
Sì, buonasera direttore. Ma guardi, in questo periodo estivo sta per andare in scena uno spettacolo davvero triste che speriamo fino all'ultimo, e cioè fino a domani, data dell'approvazione definitiva della manovra di assestamento regionale, possa essere scongiurato. Ci ricordiamo le grandissime polemiche del centrodestra regionale in merito alla riforma degli enti locali, soprattutto per quanto attiene alle UTI. La principale accusa era stata quella che la precedente maggioranza regionale imponeva a colpi di riforme la linea senza parlare, senza dialogare con i comuni e andando quindi a creare delle disparità rispetto a chi voleva sostenere e chi non voleva sostenere la riforma stessa. A parte che questa lettura l'ho sempre considerata non corrispondente alla realtà, in quanto ritengo che la scorsa amministrazione regionale abbia dialogato moltissimo con i comuni, ma quello è un altro film che si è già girato e non voglio tornarci su. Quello che sta accadendo adesso, proprio in questi giorni, ricordiamo gli annunci inerenti il post campagna elettorale dicendo con un centrodestra che diceva che avrebbe dialogato con tutti i comuni, che non avrebbe più imposto in modo discriminatorio riforme o disposizioni più in generale, ebbene quegli annunci non hanno dato seguito a fatti concreti rispetto al testo che dalla Commissione è arrivato in aula. E più precisamente la maggioranza regionale vorrebbe andare a dire che le unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai comuni non partecipanti e a quelli che hanno deliberato l'uscita dalle unioni, i cosiddetti comuni dissidenti, le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti del 2017, cioè le UTI che hanno già delle risorse da destinare ad investimenti dovrebbero ritornare parte di quelle risorse che sono relative al 2017, quindi risorse già date, già erogate, per le quali ci sono già delle progettualità, a chi? Ai comuni che non fanno parte delle UTI. Ma dico, se si vuole agire per smontare la riforma o per apportare modifiche migliorative alla riforma, evidentemente ci si potrà confrontare nel merito, essere d'accordo o meno, e ovviamente la maggioranza regionale avrà i numeri per governare e governerà. Ma andare ad agire retroattivamente, togliendo dalle casse delle UTI delle risorse che già le UTI stesse hanno, per darle ai cosiddetti comuni amici, ovvero ai comuni che non hanno condiviso la riforma e che sono rimasti fuori dalle UTI, è quanto di più sbagliato l'attuale amministrazione regionale potrebbe fare. Perché significherebbe agire in modo, vessatorio, sarebbe di fatto una vendetta politica a posteriori, su fondi già stanziati, quindi neanche a valere su fondi futuri, ma su fondi già stanziati. Allora sono in continuo contatto con il mio gruppo politico di riferimento, il gruppo dei cittadini, ho scritto al presidente dell'ANCI Pezzetta, sono in contatto anche con alcuni amministratori della maggioranza regionale e confido che il buon senso prevalga, cioè che entro domani ci siano delle modifiche concrete che possono essere domani approvate dall'Aula, in modo tale che questa ingiustizia, che questo atto discriminatorio e vendicativo non si possa consumare, perché, viva Dio, non c'è colpa in chi ha rispettato le leggi se altri non le hanno rispettate. Non è giusto togliere a chi ha rispettato le leggi risorse per darle a chi le leggi poi non le ha rispettate. Ripeto, la maggioranza che ha i numeri governi, ma non porti avanti atti discriminatori, soprattutto su risorse già stanziate, che sicuramente verranno impiegate dalle UTI per opere, per investimenti che servono ai territori. Ecco quindi che spero, e concludo direttore, la ringrazio, che il buon senso possa prevalere e che domani si possa raccontare un film con un finale più lieto di quello che si sta per annunciare. Grazie ancora e alla prossima. Grazie ovviamente a Marco Puto, sindaco di Assano Decio. Vedete, abbiamo parlato di UTI, abbiamo parlato di riforma degli enti con penalizzazioni e non abbiamo parlato di Assano Decio, ma sicuramente la settimana prossima lo rifaremo. Io vi lascio con le altre notizie che vi arrivano da Udine e dal Veneto. In mezzo alla borsa il break pubblicitario, vi ricordo alle 20.45 parte il programma Aquile Libere, a seguire la trasmissione del collega Gandhi con Nuovi Orizzonti. La parte generale si conclude qui, rimanete con noi perché la serata è veramente ancora densa e pregna di programmi. Ci rivediamo alle 19 domani.
Martedì tonico sui mercati con Piazza Affari sospinta dalla risalita dei titoli della galassia Agnelli e dalla conferma del trend di risalita delle banche. Una sponda importante è arrivata dalla positività di Wall Street con nuovo record del Nasdaq sotto la spinta dei riscontri, oltre alle attese arrivate dalla trimestrale di Alphabet. Il mercato ha invece ignorato i deboli riscontri arrivati dall'indice PMI. Quello composito dell'area euro è sceso, stando alla lettura preliminare, a 54,3 punti dai 54,9 di giugno. L'indice FTSE MIB ha così chiuso in progresso dell'1,25% e lo share dell'1,09%. Tra i migliori titoli di giornata spiccano quelli appunto della galassia Agnelli, reduci dalla debolezza della vigilia a seguito dello shock dell'addio di Marchionne. Rialzo marcato soprattutto per FCA, che secondo gli esperti di Marzotto Sema non vede cambiare nulla a livello di scenario prospettico del dopo Marchionne, con l'obiettivo finale di Exor che sarà quello di vendere il gruppo. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN. Avete visto la copertina dedicata alla riapertura che verrà ufficialmente domenica dell'intera tratta della pedemontana del Friuli, dunque si andrà in treno da Sacile a Gemona e viceversa. Come sapete la tratta è rimasta sempre operativa nel suo percorso, diciamo così, in provincia di Udine per quanto riguarda il collegamento tra Gemona del Friuli e Osoppo, perché a Osoppo c'è un'importante zona industriale ed è tutto sommato, anzi di fatto, lo scalo merci anche della stazione di Gemona. A dicembre del 2017 è stata riaperta la tratta che va da Sacile a Maniago e adesso finalmente dopo gli ultimi passaggi, gli ultimi collaudi, anche la tratta mancante insomma è tornata operativa. Domenica ci sarà questo treno storico che partirà appunto dal giardino della Serenissima per arrivare lungo il suo percorso nei paesi più importanti di quelle zone, oltre a Maniago, Cavasso, Vito d'Asio, percorrerà insomma tutta la tratta, Pinzano, Maiano, per arrivare poi, come detto, in quel di Gemona del Friuli. Noi domenica saremo comunque presenti con le nostre telecamere nella tratta friulana, faremo insomma un po' di servizi per dire e soprattutto ribadire l'importanza del treno. Saranno treni storici, è vero, però quello che conta insomma è che questa strada ferrata, data per morta, finalmente è stata resuscitata secondo le scritture. Apriamo il primo servizio, andiamo in centro Udine, un sequestro di carne in Borgo Stazione. Oltre 500 kg di carne sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla polizia dell'UTI del Friuli Centrale a Udine. Nel corso dell'attività di vigilanza in Borgo Stazione, una pattuglia ha controllato un furgone adibito al trasporto di sostanze alimentari in regime di temperatura controllata, con l'ausilio dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione della locale azienda sanitaria integrata. Dalla verifica è emerso che varie sostanze alimentari destinate al consumo non erano correttamente mantenute alla temperatura prescritta. I generi alimentari contenuti nel furgone erano trasportati alla rinfusa e anche l'igiene del vano di carico risultava carente.
Per questa ragione gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce, al deferimento del conducente all'autorità giudiziaria per la violazione penale in materia di disciplina igienica e della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché alla contestazione di violazione amministrativa per circa 1.000 euro. Allora, è venuto a trovarci Irene Giurovic perché innanzitutto presentiamo l'edizione estiva di staresani.it, lei è direttore e responsabile, nonché un'apprezzata collega, ma con Irene, oltre a parlare di prevenzione, alimentazione e benessere, approfitto di questo spazio informativo per fare anche uscire un po' dal canone per cui lei è stata oggi chiamata, sì. Per parlare innanzitutto un po' di Udine. Diamo tempo al nostro regista Alex Damò di mettere le immagini di copertura per quanto riguarda la zona di via Mercato Vecchio. Allora, ci siamo, già da stamattina sono iniziati i primi parcheggi e di conseguenza le critiche aumentano, no? Sempre di più. Ma secondo me bisognerebbe rivalutare complessivamente il centro storico. Io non credo che la soluzione sia quella di riaprire alle auto, anche perché si va contro quella che è un'ecologia sostenibile, contro quella che è una mobilità che deve anche essere pro attività fisica, homo activus. L'amministrazione pubblica deve anche occuparsi di far sì che il cittadino non debba sempre per forza arrivare davanti al negozio con la macchina, questo anche per fronteggiare l'epidemia di sovrappeso e obesità. Una delle armi per fronteggiare questa pandemia è anche strutturare una mobilità che agevoli anche il movimento. Non mi sembra che queste scelte, né a me né a molti medici, no, che diciamo intervengono dietro le quinte, ecco, vada in questa direzione. Quindi... Senti, il comune però dal canto suo dice: stiamo facendo questa sperimentazione perché c'è anche una causa, vedi alcune vie di Udine chiuse al traffico, via Poscolo, poi c'è Piazza della Repubblica, altre vie. Porteranno insomma a una sorta di risico, mi sia consentito il termine, sarà un po' un risico, già Udine è un po' complicato guidare, immaginiamoci quando ci sono i cantieri, che gioco forza insomma porta a questa apertura. È una fase sperimentale che dovrebbe durare fino a Natale, 6 mesi, no? Più o meno. Sì, più o meno fino a Natale, poi chi vivrà vedrà. Di certo la domanda nasce spontanea, no? In tempi in cui si torna a riscoprire i centri storici, in tempi in cui si parla tanto di green, ecco, viene molto pubblicizzata, no? Molto spesa questa parola, anacronisticamente si ritorna in un passato, in un buio, in un certo senso pericoloso, forse, ripeto, forse per accontentare in un certo senso qualcuno che magari in precedenza ti ha dato una mano, ripeto, sempre così parlando in modo chiaro e trasparente. Certo, cioè, insomma, bisogna tenere conto anche delle istanze ecologiste, ambientaliste e salutistiche che probabilmente vengono prima di tutto l'elenco che abbiamo fatto. Insomma, il bello deve ancora venire. Esatto, vedremo. Senti, restiamo in tema però di prevenzione, sì. Alimentazione e benessere, allora... Che cosa proponi ai tuoi lettori in questo numero? Allora, questo è il numero estivo del magazine Free Press Stare Sani. Qui abbiamo in questo numero un'importantissima intervista al dottor Massimiliano Berretta, che lavora al CRO di Aviano, un esperto nel campo alimentare ed è uno di quei medici che supporta il paziente oncologico anche con le terapie complementari e anche con l'alimentazione specifica. In questa intervista il dottor Berretta ribadisce il ruolo di prevenzione assolto dalla dieta mediterranea, che purtroppo è sotto attacco, ma in realtà il ruolo di prevenzione di tutti i fattori di rischio, anche il fattore di rischio tumorale, è assodato, quindi mangiare fibre, verdure, cereali integrali, niente di raffinato, legumi, ridurre proteine animali che sono pro-infiammatorie, resta la regola d'oro con cui si può abbattere fino al 35% di tutti i tumori, percentuale che sale al 45% se ci associamo anche l'attività fisica. Avete parlato un po' anche della struttura del CRO di Aviano all'interno di questa intervista. Della nascita di questo nuovo ambulatorio che lui dirige e che è appunto rivolto a quei pazienti dichiarati guariti, i long survivors, quindi dopo i 5 anni
da che il tumore è stato sconfitto, ma che necessitano comunque di essere supportati e seguiti, perché comunque ricadono in quella fascia di popolazione che può essere esposta ad altre forme di tumore, perché un tumore in un'altra sede o nella stessa può ricapitare, o altre tipologie di patologie a cui in quella fascia d'età è esposta tutta la popolazione in generale. Senti, vedo in copertina e leggo, sbircio in un certo senso, Tania Cagnotto, sì, Superstar. Abbiamo intervistato la campionessa olimpionica, proprio perché c'è una collaborazione anche con l'azienda Vegetal Progress, di cui lei è appunto testimonia, quindi tutti i prodotti integratori naturali per gli sportivi e non solo, e ci racconta la sua vita da mamma, ma anche prospetta e nuovi suoi interventi come allenatrice, quindi comunque ritornerà in campo in questa veste di diciamo team leader di professionisti o comunque potenziali nuovi campioni. Epigenetica e nutrizione? Epigenetica e nutrizione, come i fattori ambientali, lo stile di vita, la sedentarietà possono andare a influire su quelli che sono i fattori di rischio, quindi dove si vive, quello che si mangia, la gestione dello stress, sono tutti fattori di rischio che rientrano nell'epigenetica e vanno a modificare quella che è la nostra risposta del DNA. Ovviamente il fattore più importante epigenetico è il cibo, perché il cibo ovviamente, certo, va a modificare e a interloquire con i nostri geni il nostro DNA. Importante, come si dice in questi casi, non esagerare, ma cercare insomma di unire l'utile al dilettevole. Esatto, e soprattutto il binomio fondamentale alimentazione-attività fisica. Nessuna delle due da sola rappresenta il rimedio, ma l'abbinata. Quindi mangiare bene ma non fare sport non ti dà la stessa protezione che unire entrambe le armi a disposizione, quindi dieta mediterranea e attività fisica. Del resto insomma non possiamo non distogliere l'attenzione dal fatto che deriviamo dall'uomo delle caverne, che era sempre in movimento, quindi cerchiamo di essere il più possibile in movimento, quindi homo activus o stay active, per dire in inglese, che va di moda, certo, più del latino ormai. Bene, io ringrazio Irene Giurovic per la partecipazione, ringrazio voi gentili. L'importante, ricordatevi, che non è il contenuto, anzi non è la durata, ma il contenuto. Si può fare anche 6 ore, ma se 6 ore non si dice nulla, è meglio fare 5 minuti, ma concreti, dove anche il sordo sente e anche l'orbo vede. Grazie ancora Irene, grazie a te, a voi, break pubblicitario e poi linea immediatamente poi al Veneto per sentire, conoscere e capire cosa è successo di là De Aghe. Alla prossima. Bentrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. In apertura la cronaca, tardo pomeriggio ancora da dimenticare, lungo l'autostrada A4 a causa di un incidente che si è verificato attorno alle 18 tra i caselli di Porto Gruaro e la Tisana al chilometro 457 in direzione Trieste, a seguito di un sinistro tra un furgone ed un'auto articolato. Il bilancio è di un ferito. I pompieri accorsi da Porto Gruaro, la Tisana e Mestre con l'autogru hanno estratto l'autista del mezzo più leggero rimasto incastrato nel groviglio di lamiere del furgone. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM 118 e trasferito in ambulanza in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polizia stradale e il personale dell'autostrada. Sono in corso appunto i rilievi di legge da parte della Polstrada, le operazioni di recupero del mezzo sono avvenute fino a pochi minuti fa. In occasione invece di una cerimonia in consiglio regionale, la prima borsa di studio conferita in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due sfortunati giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra. L'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan è intervenuta oggi con una propria nota. Sono molto dispiaciuto di non aver potuto partecipare all'evento, ha detto l'assessore regionale. Questa borsa di studio è un segno chiaro e forte dedicato ai due giovani e ai tanti ragazzi che con coraggio vanno a studiare, a lavorare all'estero e che auspichiamo tornino in Italia formati e cresciuti, pronti per contribuire
a far crescere la nostra comunità, una crescita che non è stata possibile purtroppo per Gloria e Marco, che se ne erano andati dall'Italia in cerca di una miglior retribuzione, per dimostrare, ha detto l'assessore, che da soli ce la potevano fare, che potevano basare il loro futuro sulle sole proprie capacità. C'erano riusciti conquistando un lavoro ben pagato ed un appartamento nuovo di zecca con una vista stupenda all'ultimo piano della Grenfell Tower, quella torre che poi, ha detto ancora Elena Donazan, a causa dell'imperizia di chi l'ha progettata e costruita, è diventata la casa della loro morte. Gloria e Marco sono stati un esempio di determinazione e di coraggio, e per questo è giusto che anche nelle scuole del Veneto si parli di loro, del loro impegno, dei loro sogni, della loro prematura scomparsa. Mercoledì 25 luglio alle ore 10, domani quindi, a Sottomarina gli assessori regionali Federico Canere e Emanuela Lanzarini inaugurano la spiaggia inclusiva dei Bagni Vianello nell'ambito del progetto per il turismo sociale senza barriere promosso proprio dalla Regione Veneto lungo l'intero litorale veneziano, ma in realtà anche dell'intera regione. La spiaggia dei Bagni Vianello sul lungomare Adriatico a Sottomarina, oltre ad essere attrezzata al meglio per accogliere ospiti disabili e avvalersi della presenza feriale di un operatore sociosanitario, offre la possibilità a tutti di praticare kayak assistito, giocare con gli animali, pet therapy e di sperimentare escursioni con la barca attrezzata. Torniamo a parlare dell'ottima notizia relativa alla congiuntura veneta, che ha regalato segnali molto positivi per quanto concerne l'export. Allora sentiamo un'altra chiave di lettura nel prossimo servizio. Nuova crescita per i distretti del Triveneto nel primo trimestre del 2018, con un trend che ha toccato gli 8,3 miliardi di export, più 2,7%, pari a 218,7 milioni di euro, di poco sopra la crescita media del distretto italiano, anche se in rieve l'allentamento sul 2017. A rilevarlo l'ultima indagine di Intesa San Paolo sui dati Istat. È il miglior primo trimestre di sempre, quello del 2018, per il Veneto, che con 6,3 miliardi ha superato del 17% i valori di export dello stesso periodo del 2008. 9 distretti sono tra i primi 30 in Italia per crescita del valore d'export. Trattasi del metalmeccanico, del sistema casa, del sistema moda, delle materie plastiche e il prosecco anche. Dei 25 distretti, 16 hanno avuto un aumento di vendite all'estero, mentre dei rimanenti, con calo tendenziale, 4 sono del settore moda, tra cui l'occhialeria di Belluno e l'oreficeria di Vicenza. Le Olimpiadi invernali del 2026, la scelta su chi tra Cortina, Milano e Torino rappresenterà l'Italia nella corsa all'assegnazione della competizione arriverà il 1° di agosto. A comunicarlo oggi il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Nuovo ponte tibetano e Casera rinasce la Val Montina. Andiamo nel bellunese perché nelle Dolomiti Venete, racchiusa tra due dorsali, precisamente quella che parte dal Monte Durano ad ovest e l'altra che muove ad est da Cima dei Frati, nel territorio del comune di Perarolo, si trova la Val Montina, demanio forestale regionale e per questo gestita da Veneto Agricoltura. È un'area decisamente di difficile accesso, quindi ancora selvaggia, tanto che dal 1994, prima tra quelle dell'arco alpino europeo, è stata nominata area wilderness, un'azione di grande valore concertata allora tra regione e comune, un riconoscimento internazionale che va dove l'ambiente selvaggio è tutelato e le risorse naturali protette. Ora Veneto Agricoltura, grazie ad alcuni fondi regionali, ha avviato la sistemazione della Casera Valmontina, splendido fabbricato difficilmente raggiungibile ma storico per quell'area, azione giunta ormai al termine. Era però difficile pensare ad una sua completa fruizione senza servizi ormai irrinunciabili come l'acqua e l'energia elettrica, oltre ad un sentiero fruibile senza troppe difficoltà. Apriamo la pagina del Veneto Orientale, verrà eseguita domani pomeriggio alla Tisana l'autopsia sul corpo di Sergio Ceccotto, 64enne imprenditore residente a Levada di Concordia, deceduto
Venerdì sera, in un drammatico scontro frontale avvenuto a Fraforeano, una frazione di Ronchis in provincia di Udine. I magistrati della procura di Pordenone sono al lavoro per capire se l'uomo sia deceduto a seguito di un malore precedente all'evento oppure per le conseguenze dell'incidente. Ebbene, i funerali ancora non sono stati fissati. A Bibione invece i carabinieri del locale comando stazione sono stati impegnati in un'ampia ricerca di due ladri che avevano appena commesso un furto in un'azienda agricola nella serata di lunedì 23 luglio nei campi coltivati in agricoltura e limitrofi alla ridente località balneare. Ebbene, poco prima del loro intervento era pervenuta al numero 112 una richiesta d'aiuto da parte di un facoltoso imprenditore agricolo di San Michele al Tagliamento che impegnato nei campi sotto al cocente sole di fine luglio, mentre si trovava alla guida di un potente mezzo agricolo, si accorgeva sul terreno ancora umido a causa delle recenti brevi precipitazioni piovose delle inequivocabili tracce impresse sul sentiero dai pneumatici di un furgone in transito lungo l'area privata. Poco dopo l'imprenditore aveva appurato come due uomini erano furtivamente entrati all'interno di un magazzino adibito a custodia di pregiati ed utilissimi strumenti utilizzati per il lavoro dei campi in agricoltura ed erano intenti a caricare su un furgone un pesante aratro agricolo. Immediata la telefonata ai carabinieri che ha permesso ai militari dell'arma di entrare prontamente in azione nell'area agricola e dopo una proficua e faticosa ricerca in mezzo ai campi coltivati sono riusciti a sorprendere e bloccare due giovani di origine serba intenti a fuggire nei campi a mezzo di un furgone nel cui vano cassone posteriore era ancora presente il prezioso aratro oggetto del furto. Il titolare dell'azienda nel frattempo ha segnalato che anche nel recente passato aveva subito analoghi furti di attrezzatura agricola. I due identificati per un 26enne residente a Porto Gruaro con a carico numerosi specifici precedenti di polizia e un 39enne residente in Belgio con il medesimo domicilio in Italia sempre a Porto Gruaro. I due sono stati condotti nella sede dei carabinieri di Bibione in via Maie dove sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e trattenuti presso le camere di sicurezza del comando per poi essere condotti questa mattina presso il tribunale di Pordenone dove verranno processati con il rito direttissimo. Ebbene, andiamo a Porto Gruaro, oggi presentata la 36esima edizione del Festival Internazionale di Musica. Sentiamo il maestro che dirigerà i lavori. Enrico Bronzi, direttore artistico del Festival di Porto Gruaro, 11° anno consecutivo della tua direzione, 36 edizioni del Festival. Oggi è stato presentato alla stampa, che cosa ci racconti? Vi racconto un festival che è fatto di 41 eventi, non tutti i concerti ma anche concerti racconto in cui appunto viene anche mostrato il tema conduttore del festival di quest'anno che è Illuminazioni, il titolo è rubato ad Arthur Rimbaud ed è l'ultimo ciclo poetico di Rimbaud che è Brit Musica in un pezzo straordinario che sentite la proprio l'illuminazione. L'idea che la musica possa illuminare altre forme di linguaggio, altre forme culturali, che si possa legare al cinema, al teatro, alla pittura, quindi al repertorio iconografico, che viva della sua dimensione anche simbolica molto potente, è l'idea proprio del conduttrice di questo festival, che vedrà una incredibile quantità di brani che non si chiameranno sonate e sinfonia, ma che tutti porteranno un titolo e porteranno dietro di sé un racconto. Ora, di come la musica si lega a questo racconto è una delle domande aperte che riguarderà un po' tutto lo svolgersi del festival. La riforma finanziaria di Papa Francesco è il tema della conversazione che domani, mercoledì 25 luglio alle ore 20:45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Jesolo, piazza Trieste, si terrà nell'occasione della festa di Avvenire realizzata per i 50 anni del quotidiano cattolico. Interverranno Monsignor Juan Ignacio Arrieta, coordinatore della Commissione per la riforma dello IOR, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e Gianni, cardinale vaticanista dello stesso giornale.
L'attrice britannica Vanessa Redgrave è leone d'oro alla carriera della 75esima mostra del cinema di Venezia dal 29 agosto all'8 settembre nel capoluogo lagunare. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della rassegna Alberto Barbera. Il leone d'oro destinato alla regia era già stato attribuito invece dal board della Biennale a David Cronenberg. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, l'informazione torna come sempre domani, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Mercoledì, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al primo mattino sulla pianura. Dal pomeriggio sui rilievi e zone limitrofe. Precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa, 5-25% per piovaschi rovesci temporali locali dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento rispetto a martedì, eccetto stazionarietà in alta montagna, sopra la media in modo leggero o moderato. Venti in alta montagna deboli o moderati da nord, altrove generalmente deboli con direzione variabile, sulla costa in prossimità dei rilievi a regime di brezza, mare calmo o poco mosso,